Il maltempo ha solo parzialmente rovinato la celebrazione di San Bartolomeo a Chiozza nel comune di Castiglione Garfagnana. La pioggia ha impedito lo svolgimento della processione con il santo in spalla per le vie del paese, però c'è stata festa ugualmente. La serata è partita con il concerto dei campanari e vista la strategica posizione del paese, il richiamo acustico è stato udito da tutta la Garfagnana. Appena la pioggia ha dato un attimo di tregua, la Filarmonica Alpina di Castiglione ha potuto eseguire alcune armonie dedicate al patrono del paese. Poi il concerto si è ripetuto nella piazza principale, dove il locale comitato ha anche allestito e offerto un rinfresco a tutti i presenti in onore di San Bartolomeo, alla presenza del sindaco di Castiglione Daniele Gaspari. Non sempre però i rapporti tra Castiglione e Chiozza sono stati villiaci, come ha ricordato il professor Angelini. Nel Medioevo fra Chiozza e Castiglione c'era una rivalità che era tipica di paesi vicinanti. Bene, in questa rivalità sembra che Castiglione abbia avuto la supremazia e abbia proceduto a distruggere il paese di Chiozza, che poi successivamente nel 1400 e nel 1500 si è ricostituito come comunità con la sua chiesa e con il suo nucleo di paese. Il sindaco Gaspari ha ricordato l'importanza dell'associazionismo che consente l'organizzazione di manifestazioni come questa sul territorio comunale. Abbiamo un'associazione culturale e sportiva sempre attiva sia per le feste per mantenere pulito e sistemato il territorio. E poi anche collegato alla chiesa abbiamo un ottimo coro composto da tutti i giovani. E poi inoltre, questo abbiamo un'associazione campanaria, che poi, tra l'altro, ne faccio parte anch'io, quindi ne sono particolarmente contento, che mantiene la tradizione dell'arte campanaria. Siamo insieme all'Unione. Dei campanari della Valle del Cerchio e con questa siamo, facciamo parte, siamo uniti con la Federazione Nazionale Suonatori di Campane. Per me, anche come sindaco, questa cosa è, ne vado di, di vanto insomma, delle associazioni e di quello che fanno per il territorio come Chiozza, e soprattutto anche qui perché c'è uno spirito dai giovani agli anziani di mantenere e tenere vivo eh, tutta la frazione di Chiozza. Quindi, sono molto contento.